Uomini e donne, nuovo trono in arrivo. Uomini e donne, a grande richiesta torna uno dei troni più seguiti dai telespettatori. Uomini e donne è uno dei programmi più seguiti e amati di casa Mediaset. In onda tutti i giorni alle 14.45 su Canale 5, la trasmissione condotta da Maria De Filippi continua a regalare emozioni sia con il trono classico sia con quello over. Tuttavia sembra proprio che il trono più amato dal pubblico sia quello omosessuale. Infatti, dopo il tronista Claudio Sona, nonostante le svariate polemiche sulla sua storia con Mario Serpa, la situazione sembra essere abbastanza chiara, i fan vogliono il ritorno del trono. All'inizio dell'ultima edizione del programma ad essere protagonista sul trono è stato Alex Migliorini. Il bellissimo ragazzo è stato in grado di catturare l'attenzione di gran parte del pubblico. Alla fine, in più, ha fatto anche una scelta che ha raccolto grande consenso tra i telespettatori. La domanda quindi sorge spontanea, Maria De Filippi sceglierà un nuovo tronista omosessuale? Da Il Vicolo delle News è arrivata da poche ore una notizia molto apprezzata oltre che attesa dal pubblico del programma ideato e condotto da Maria De Filippi, video. Sul suddetto blog infatti alcune fan hanno svelato di aver incontrato, fuori gli studi di Uomini e Donne, alcuni ragazzi che erano in attesa per i casting. Sembra proprio che la conduttrice sia in cerca di un nuovo protagonista. Dalla suddetta rivelazione emerge che si sia alla ricerca di un uomo. C'è da dire che però al pubblico interesserebbe anche vedere una donna sul trono. Tuttavia, la stessa conduttrice spiegò poco tempo fa il motivo per il quale venivano scelti sempre dei ragazzi. Il motivo della scelta di Maria De Filippi. Poco tempo fa, durante un'intervista, Maria De Filippi rivelò il motivo per il quale a sedere sul trono omosessuale erano sempre stati uomini e non donne. La conduttrice spiegò che le donne erano molto più timide dei ragazzi. Sembra inoltre che si sia anche cercato più volte di lanciare alcune ragazze verso questa avventura, ma senza successo dal momento che si sono sempre tirate indietro. Il sito bitkif.it pubblicò anche un post di una di queste ragazze, quando iniziano a chiamarti alcuni numeri con prefisso 06 non rispondi perché credi che si tratti di quelle telefonate truffaldine. Invece poi ti rendi conto di aver esagerato con i Moscow Mule. Quando ritornerà uno dei troni più amati di Uomini e Donne, video. Non resta che attendere ulteriori indiscrezioni e conferme dalla redazione del programma.